Porca puttana. Buongiorno ragazzi, benvenuti sul canale di Costa 95. Allora, oggi si torna a parlare di FI, meno male. Allora, ho raccolto 3-4 film che usciranno a breve, diciamo. Partiamo subito. Escape Plan 2 con Sylvester Stallone e David Batista, Boatista, Drax. Se siete affamati di Marvel Cinematic Universe. Escape Plan è un film del 2013 con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Non c'è più Arnold Schwarzenegger, ma c'è David Bautista. Non so che prenderà, cioè se prenderà la fuga anche lui o si contrasterà a Sylvester Stallone. Però mi pare che questo film uscirà a novembre. A novembre, sì. Allora, vabbè, Creed 2. Vabbè, ormai non ne facciamo un mistero, dai. Creed 2 riprende il seguito di Creed 1. Non so se ha sconfitto il tumore Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Però c'è una grossa novità che tutti sapete e sappiamo. Combatterà contro il figlio di Ivan Drago. Questa è una cosa molto, molto ben studiata e secondo me se ne può fare un buon film. Perché comunque già dal 2015 io ho visto Creed, Nato per combattere, e Sylvester Stallone si stava battendo per far combattere contro un ipotetico figlio di Ivan Drago. E questa cosa, grazie a Sylvester, Sly, guarda, secondo me viene un ottimo film, proprio, però c'è quella diversità che perché i colpi tra Ivan Drago e Rocky Balboa erano finti. Invece questi colpi di oggi sono al limite del vero. Quindi non so se combatterà un FC Universe o un Boxing Universe. E non ne facciamo più mistero. Uscirà il nuovo film di Quentin Tarantino nel 2019, non so quando precisamente, con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt che faranno i poliziotti, secondo me, con un film su Hollywood, non chiedetemi di pronunciarlo perché non lo so pronunciare, cioè proprio io sono stato ore. Vi giuro a ripeterlo e non Once Unicop in Hollywood sembrerebbe quello che ripercorre la strada del 1969 dove c'è quel famosissimo serial killer di prostitute e c'è Tim Roth, Margot Robbie, l'Harley Quinn, e però un grande escluso non c'è Samuel Jackson. No, secondo me è impegnato con i Marvel perché ho sentito che in Avengers 4 e Capitan Marvel c'è tutte e due. Probabilmente era impegnato a contrastare la Marvel. E infine, per ultimo,
Checco Zalone uscirà con un nuovo film nel 2019. Si ipotizza a gennaio, non so qual è il film, cioè non so, non so qual è il titolo del film, non sappiamo niente, non so di chi è la regia, forse sarà di Checco Zalone stesso. E niente, volevo informarvi di questa piccola cineteca. Un bacione a tutti voi, iscrivetevi al mio canale YouTube, Instagram e Facebook. Ciao!